Sfida delicatissima al comunale di Sala di fronte alla prima della classe, seppur in coabitazione con il Riccione, Young e Sant'Arcangelo e il Sala. I rossoblù di Vitiello sono chiamati a fare l'impresa, il terzo ultimo posto con più 3 punti su Superga non lascia tranquilli e la speranza di fare il play-out con il Bagno di Romagna lontano 5 punti è seriamente a rischio. Tutto dipenderà da questa sfida e dalla prossima in casa dei Delfini, avversari permettendo. La gara vede una partenza fulminea della capolista che viene controllata seppur con fatica da un Sala a passo ordinato rispetto alle precedenti apparizioni interne. La girata di Fucchi viene respinta sul proprio palo da Urbini, perfezionato successivamente il disimpegno dal resto della difesa. Ospiti vicinissimi al vantaggio al 16esimo, Zaghini allarga attraversando al centro, pallone raccolto a botta sicura da Gavelli che centra una clamorosa traversa. Al 21esimo l'indemoniato Fucchi, questa volta dalla destra, arriva alla conclusione sfiorando la marcatura. Un giro di lancette dopo, Gavelli parte dalla stessa mattonella di Fucchi, rimediando un corner con una parabola velenosa. Sala che si vede per la prima volta al 24esimo direttamente a calcio piazzato, la punizione di quarta lascia di sasso Gregori ma si alza sopra la traversa dello stesso portiere. Prima della mezz'ora l'episodio chiave del match, tanto contestato dai padroni di casa, l'intervento di Intro Caso viene giudicato da rosso tra lo stupore dei presenti e forse anche dagli stessi giocatori in campo. Sembrerebbe un fallo normale, così non è per l'arbitro che non transige, manda anzitempo il calciatore negli spogliatoi. In Sala tuttavia prova la via della rete con un tiro insidioso di Lisa, pallone sul fondo. A 35esimo è spettacolare la combinazione tra Fucchi e Sorrentino che manda in porta quest'ultimo. Urbini si salva deviando la sfera in angolo, ma dal conseguente corner il portiere è costretto ad alzare bandiera bianca, zampata vincente di Rocchi, gol che vale palla, punti e incontro. Si chiude così il primo tempo con il vantaggio ospite. Nella ripresa il Sant'Arcangelo vuole chiudere da subito, Sorrentino fa le prove del gol, apprezzabile l'idea meno la conclusione. Fucchi emula il compagno poco dopo, tiro dalla distanza non certamente irresistibile, Urbini non si fida e devia in corner il pallone. Timida reazione del Sala con Camai, Gregori controlla con lo sguardo il pallone finire a lato. Duello che si riaccende dall'altra parte tra Sorrentino e Urbini, conclusione spettacolare altrettanto bella la parata. Lampo del Sala che con Camai cerca l'Eurogol, nulla di fatto. In pieno recupero Nucci calcia debolmente tra i guantoni di Urbini, mentre all'ultimo respiro vivo si divora in progressione il pallone del bis, ma non c'è più tempo, termina qui la gara con il Sant'Arcangelo che si impone di misura inseguendo il sogno promozione con il Riccione a braccetto, mentre in guai il Sala che vede raggiungersi in classifica anche dal Superga.